Bro, mi senti? Pronto? Pronto? Mi vedi? Mi senti? Mi senti, porco mondo? Dimmi, bro, mi vedi? Cos'è successo adesso? Dimmi, dimmi. Fratello, qui la situazione è grave, è veramente grave. Ma dove sei? Non puoi andare in giro, non puoi uscire, devi tornare qui a casa, devi rinchiuderti qui blindato con me. No, no, non sto andando in giro, bro, tranquillo. Fidati di me. Lo sai che so quello che faccio, no? Sono settimane che non ci sei, che sei sparito completamente. Oh, sono rinchiuso qui nel mio laboratorio. Con le mie scimmie. Tutto a posto, tranquillo, tutto a posto. Come laboratorio? Quale laboratorio? Quali scimmie? Bro, il laboratorio! Il laboratorio è quello che ci dà da mangiare! Che dà da mangiare anche a te, che non hai voglia di fare un cazzo tutto il giorno! Come arriviamo a fine mese, secondo te? Il laboratorio, fratello! Con le scimmie addestrate! Vabbè. Ti ricordi quella volta che sono andato in Africa a quel corso per addestrare scimmie? Aveva tutto un senso, fratello, non è che sono andato su perché sono imbecille. Sto studiando una cura. Dio santissimo Dio. Sto studiando una cura, bro. Ragazzi, qui patatine e fagioli. Qui si parla di dottorato. Le tue scimmie devono averti cagato nel cervello. Non sei un virologo, non sei uno scienziato, non sei un medico, non sei un cazzo, sei solo un coglione che non ha né i mezzi, né le capacità, né le conoscenze. Ma che cazzo stai facendo? Bro, tuo fratello è un genio. Ok? Io non ho bisogno di studi, lauree o mezzi. Io so già tutto da quando sono nato, bro. Maledetto quel giorno. Nei libri di storia ne parleranno, lo descriveranno quel giorno come l'inizio dell'Apocalisse, giorno 1, quando nacque questo imbecille. Non ho tempo io per le tue crisi di mezza età, fratello. Io sto lavorando per il futuro dell'umanità. Lasciami lavorare in pace, per favore. Io sono stressatissimo, guarda. Guarda, io sono arrivato a dei livelli di stress che non so, inumani, inumani, inumani. Ma porco stramondo, sborrato dentro il culo di un T-Rex. Quale vaccino? Ma che strumenti stai utilizzando? Che strumenti stai utilizzando? Però, quando le mie erbe mediche arriveranno, ok, alla giusta temperatura, riuscirò ad invertire l'effetto. Lo so che non puoi capire, lo so che non puoi capire, questi sono discorsi di alto livello. Ti dico solo che non farò gli stessi errori. Non farò gli stessi errori. Questa volta sarà diverso. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa hai detto? Cioè, di quali errori stai parlando, bro? Di quali errori stai parlando? Nulla di cui preoccuparsi, bro. Allora, se non c'è nulla di cui preoccuparsi, parlamene. Dimmi che cosa è successo. Avevo un carico, ok? Un carico, normalissimo. Da spedire in Cina. C'è Che cazzo stai dicendo, bro? stato un piccolo, dai, fraintendimento tra corriere, cose che capitano. E è successo. È successo, fa parte, diciamo, del rischio lavorativo, insomma. Cazzo stai dicendo? Cosa è successo? Cosa? Cosa? Beh, diciamo che erano delle piante molto speciali, anni di lavoro in quelle piante, insomma, bro. E la cosa principale è che non dovevano essere mischiate ai pipistrelli. C'è stato un piccolo effetto collaterale. Effetto collaterale! Si è scatenata una pandemia globale in tutto il pianeta Terra, in tutto il globo. Effetto collaterale! Una cosa di proporzioni mastodontiche, storiche! Però scusa, ma cosa sapevo io? Hanno dato da fumare l'erba medica a un pipistrello. È colpa mia. Ma perché c'è gente matta in giro comunque? C'è gente matta. Non sarà colpa tua, ma comunque. Dai, niente. È inutile. È inutile, è inutile. Mio Dio, santissimo Dio. Come cazzo fa? Ma se si viene a sapere questa cosa, come facciamo adesso a risolvere tutto? Come cazzo facciamo?
Eh.